si è discusso della legge di bilancio 2019 nell'attivo unitario provinciale di CGIL, CISL e UIL. Le conclusioni sono state affidate al segretario aggiunto della CISL nazionale Luigi Sbarra, dopo gli interventi dei segretari di CGIL, CISL e CST UIL Salerno, Arturo Sessa, Gerardo Ceres e Gerardo Pirone. Questa condizione in cui vive il Paese ci preoccupa, c'è un rallentamento dell'economia, calano le esportazioni, il fatturato, gli ordinativi industriali, rialza la testa la disoccupazione giovanile, soprattutto nel mezzogiorno. Noi abbiamo bisogno di una legge di bilancio che fa grandi scelte per rilanciare la crescita, lo sviluppo e che metta al centro il tema degli investimenti e del lavoro. Servono grandi interventi per le infrastrutture, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie e logistica, superando questa odiosa pratica del no. Il governo si deve liberare da questa ideologia e da questa sindrome che ci porta a bloccare grandi opere, medie e piccole opere infrastrutturali. Bisogna darsi uno schema nuovo di politica industriale, bisogna rilanciare gli interventi con risorse e progetti sul tema della scuola, dell'istruzione, della formazione, delle competenze, rimettere al centro il tema del mezzogiorno che è sacrificato rispetto alle altre scelte nel resto del paese, e poi bisogna fare un grande, grande intervento sul tema del mercato del lavoro. Il lavoro deve ritornare ad essere considerato una vera grande priorità nazionale, soprattutto nelle aree del sud. Non serve una legge di bilancio che utilizza il deficit solo per finanziare spese correnti e misure assistenziali.